Incidente questa mattina, lunedì 18 marzo, all'incrocio tra Via Valle e Via della Lumaca a Rivarolo Canavese, intorno alle 10.45. A scontrarsi sono state due autovetture, una Renault Clio guidata da una donna di 34 anni di Rivarolo e una Toyota Yaris guidata da un uomo di 59 anni di Rivara, e un motorino della consegna delle poste dove alla guida c'era un ragazzo 25enne di Bosconero. Secondo una prima ricostruzione, la Clio, proveniente da Via Valle, per evitare la Yaris allo stop di Via della Lumaca, ha perso il controllo del veicolo ed ha impattato contro il motorino fermo per la consegna delle poste, terminando la sua corsa contro il portone di un garage. Fortunatamente nessun conducente è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Rivarolo Canavese per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Un altro modulo con il verbale, perché poi è incastrato nella sua macchina. Fate come vedete.